No, no, no. E questo di stamattina è il primo step, il primo passaggio ufficiale, ha una grande importanza simbolica ma anche pratica perché noi diamo tempo fino al 10 gennaio perché il GSE ci risponda. Se entro quella data noi in teoria possiamo immediatamente citarlo perché noi facciamo riferimento alla normativa italiana, per cui in presenza di una lite. Colui che ritiene che un suo diritto sia stato alienato ha la possibilità di, tra virgolette, insomma, pretendere soddisfazione dalla controparte. È chiaro che nel procedimento, che seguirà il GSE potrebbe anche ribaltare, no? Diciamo, la frittata e, paradossalmente, sconfiggerci. Però è comunque obbligato ad esporsi e questo ci darà l'opportunità di creare non tanto un processo pubblico, ma anche un momento d'attenzione mediatica non da poco. Ecco perché noi reiteriamo, cerchiamo in tutti i modi, per esempio, che personalità che sono vicine al nostro messaggio, al nostro modo di comunicare, come Beppe Grillo, no? Ci supporti, ci sostegni, ci dia una mano operativa. Tra l'altro abbiamo proposto che Paul Connett, che fu qui con noi a fare la presentazione il 24 gennaio del lancio della vertenza, insieme a Beppe Grillo rappresentino un po' i due testimonial. Avevamo pensato anche a padre Alex Zanotelli, fare magari un gruppo di personalità anche di aree diverse. Devo dire, ma noi no, naturalmente non ci disperiamo, anche perché siamo confortati dal fatto che ci sono molti comitati, molte associazioni, ma anche molti meetup che a livello nazionale, per esempio in Puglia, Foggia, San Severo, Lecce, Taranto, sono i meetup che stanno raccogliendo le adesioni. In Toscana sono tantissimi. Quindi noi già abbiamo l'appoggio di molti gruppi che fanno riferimento a Beppe Grillo. A questo punto ci piacerebbe che Beppe scendesse in campo con il suo peso mediatico a supportarci. Spero che, insomma, anche questo invito e appello abbia una risposta positiva. Ma sì, perché noi abbiamo un ufficio stampa, naturalmente nessuno di noi è pagato, non abbiamo uno staff di professionisti, però comunque ci siamo organizzati. Abbiamo gli avvocati incaricati, gli avvocati consulenti, abbiamo gli avvocati comitato giuridico, abbiamo due addetti stampa e le conferenze stampa come quella di stamattina sono state convocate secondo il modo canonico di convocazione delle conferenze stampa. Magari cercando di rinforzarle anche attraverso telefonate mirate verso singoli giornalisti. E, tra l'altro, uno dei due addetti stampa è proprio iscritto all'albo dei giornalisti, quindi una persona che lo fa sostanzialmente di professione. Però la risposta, come l'altra volta, è una risposta assolutamente negativa. L'unico passaggio stampa è stato fatto con il quotidiano Il Manifesto perché pagato. Bisogna dirlo, io lo voglio dire perché sono un sostenitore del manifesto, ma il manifesto non è venuto né alla presentazione della campagna né stamattina. Cioè, io non credo che la nostra battaglia sia fuori dalla filosofia, diciamo, vedo che il manifesto dà molto spazio a movimenti No Dal Molin, con i quali noi solidarizziamo, appoggiamo le loro battaglie, eccetera. Non capisco, c'è un'assenza che qualche punto interrogativo ce lo pone e me lo pone. Naturalmente invece per il resto della stampa che dire? Naturalmente io sono ben lieto se riesco a cambiare opinione, però probabilmente pesa il peso degli editori dei giornali che guarda caso fanno capo ai principali petrolieri, così come pesa la rilevanza della vertenza, cioè noi abbiamo scoperchiato una pentola sullo scandalo economico e anche di relazioni tra cittadini amministrati e amministratori pubblici più grave, più grande di questa Repubblica. E forse non c'è la sufficiente indipendenza per poterlo segnalare anche in modo asettico ai propri lettori. Quindi noi solleviamo una questione che è da scoop televisivo.
come mai non viene neanche il giornalino più sperduto? Perché probabilmente la consegna è di togliere, è di mettere il silenziatore a questa avvertenza. Però si sbagliano, perché prima o poi questa avvertenza esploderà anche a livello mediatico, proprio perché è estremamente rilevante. 58 miliardi di euro che, anziché essere andati alle energie rinnovabili, sono andati all'industria sporca dell'incenerimento e all'incenerimento dei rifiuti. È uno scandalo incredibile. Quindi, siccome noi godiamo di buona salute, siamo venuti a fare questa conferenza stampa anche sfidando la neve nel nord e nel centro, quindi noi continueremo, e stamattina il cerino lo abbiamo consegnato nelle mani del GSE. Ora attendiamo le mosse successive. Nel frattempo continuiamo a raccogliere le adesioni e i risultati nelle 13 regioni dove l'avvertenza è partita, nei 55 comuni capoluogo dove l'avvertenza è partita, sono molto incoraggianti. Sono migliaia le adesioni, e stiamo parlando non di adesioni dei singoli, sono famiglie e imprese, perché il titolare di bolletta rappresenta la sua famiglia, il titolare della bolletta di un'impresa rappresenta la sua impresa, quindi tutto questo peserà, e lo faremo pesare al momento opportuno. L'Italia, sì, anche stamattina ne abbiamo parlato, noi siamo freschi di una partecipazione al sesto incontro mondiale della rete rifiuti zero a livello internazionale, che si è tenuta nelle Filippine a Puerto Princesa. E dobbiamo dire che le buone pratiche italiane sono tra le migliori al mondo, confermando che l'Italia è un paese strano, cioè un paese che comunque sia sempre un po' fuori dalle righe, nel male, vertenza CIP 6, ma anche nel bene, funzionamento delle buone pratiche, in particolar modo i porta a porta, sono dei sistemi di intercettazione delle frazioni nobili contenute nei rifiuti estremamente efficaci. Mediamente più efficaci del resto d'Europa e anche degli stessi Stati Uniti. La qualità del compost italiana è una delle migliori al mondo. Quindi, e a fronte di queste buone pratiche che si sono diffuse, il risultato è anche quello di cominciare a vedere primi comuni che dichiarano la strategia rifiuti zero. Ha colpito in questo incontro l'esperienza di Capannori, in particolar modo l'apertura di un negozio che si chiama F Corta. Io sono capannorese, quindi lo dico anche con orgoglio, F Corta, dove non c'è imballaggio e dove i prodotti vengono tutti da filiera corta. Quindi non solo si possono ricaricare i detergenti, i saponi, ma tutti i prodotti, da quelli alimentari alle verdure, la frutta, ai detergenti, alle bevande come il vino, l'olio, utilizzano forme di imballaggio ridotte al minimo, sicuramente niente plastica. Da questo punto di vista l'Italia è messa bene, perché è forse dall'Italia che comincia a aumentare il pacchetto, il novero delle comunità e delle municipalità che aderiscono alla strategia rifiuti zero, dopo Capannori, dopo Carbonia in Sardegna ha aderito a rifiuti zero, Aviano nel Friuli, ultimamente il comune di Colorno in provincia di Parma ha adottato ufficialmente la delibera rifiuti zero, adesso con l'associazione rifiuti, l'associazione comuni virtuosi che raccoglie un numero importante, non elevatissimo, di comuni, ma che ha un certo prestigio, una certa importanza, una conduzione, una leadership molto vivace con il presidente Gianluca Fioretti e con il coordinatore Marco Poschini, stiamo cercando di allargare il numero dei comuni aderenti a rifiuti zero. Adesso sono una decina, se riusciamo a portarli a 20, a 25, poi io credo che ci sarà un'emulazione. E quindi ho potuto dire nelle Filippine, insieme agli altri amici della delegazione, Capannori, sì, forse è una piccola città, ha un pochino meno di 50.000 abitanti, però ha il merito di aver aperto una porta. Da quella porta siamo sicuri che passeranno altri comuni, altre realtà. Io da questo punto di vista posso dire che in Italia il movimento Rifiuti Zero è cresciuto enormemente in questi 5 anni.